Buongiorno a tutti e ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano, nuova settimana. Quest'oggi apriamo anche una nuova, nuovo filone di trasmissione, insomma, l'avete visto, Milano Storytelling Awards, il 17 novembre, tanti i premiati, ritroviamoli, rivediamoli e facciamoci quattro chiacchiere insieme. Quest'oggi partiamo con colui che ha vinto il premio come miglior gruppo Facebook della città di Milano e città metropolitana. Stiamo parlando della Social Street Paolo Sarpi, qui con noi Alessandro La Banca. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Grazie mille di essere qui con noi oggi. Allora, appunto, vincitore del premio come miglior gruppo Facebook. Insomma, complimenti. Grazie. Complimenti per la trasmissione, verrebbe da dire. No? Complimenti per il gruppo, invece, perché è un gruppo importante, storico quasi, verrebbe da dire. Avete tantissimi anni che è aperto. Te lo aspettavi? Confermo. Come mai, secondo te, avete portato a casa questo premio? Io penso perché alla fine, dopo tanti anni, un minimo... Ci sta, nel senso che sono felice perché comunque diciamo che è un riconoscimento dell'impegno che sul lavoro che ci sto facendo. E, oltretutto, dicevi tanti anni, perché il gruppo che hanno è nato? 2010. 2010. Fine 2010, sì. Credo più o meno quando è nato Facebook. Più o meno, sì, pochi anni dopo, subito presenti su Facebook. Dicevi, secondo te il riconoscimento appunto di un grande lavoro che stai facendo, com'è gestire un gruppo come quello della Social Street Paolo Sarpi? Allora, è molto impegnativo. La mia fortuna è che riesco a dedicarci tantissimo tempo e quindi in qualche maniera riesco ancora... Non so per quanto tempo a gestirmelo da solo, però diciamo che è impegnativo perché comunque avere tanti iscritti significa avere a che fare con tante teste. Poi ognuno la pensa a proprio modo e quindi bisogna riuscire un po' a mediare un po' con tutti. Magari eliminare quelli che diventano un po' troppo eccessivi perché poi c'è sempre chi... si sente di fare il leone da tastiera. Però per il resto diciamo che anche tutti i membri danno una loro mano, anzi senza di loro penso che ovviamente la pagina non avrebbe futuro. Chi sono appunto gli iscritti? Quanti sono e chi sono gli iscritti della Social Street per lo sappi? Siamo quasi sui 12.000, quasi, ma manca pochissimo, in realtà penso neanche un centinaio. Diciamo... fatto un po' di aggiornamenti Istat, siamo sull'80% residenti e un 20% non residenti. L'80% di residenti è misto, nel senso c'è sia la comunità cinese che italiana. Molti si chiedevano questo, anche perché è una comunità in realtà la cinese che poco usa Facebook, quindi altrimenti lo usano anche grazie al vostro intervento, no? Sì, sì, sì. E le nuove generazioni però sto notando che lo usano molto di più. E a dispetto di quello che si sente dire che usano tutti Instagram, io sto notando le nuove generazioni, quelli più giovani, iscriversi a pagine magari di utilizzo pubblico come questa che aiuta un po' ad avere informazioni sul quartiere. Che tipo appunto di informazioni sul quartiere, che tipo di attività viene fatta sul gruppo Social Street Paolo Sarpi? Allora ha una multifunzione, nel senso nasce un po' nel 2010 per cercare di trovare un ponte di comunicazione fra le due comunità residenti nella zona. Ai tempi c'erano un po' di problemi che si stavano andando a risolvere, però ho detto perché non sfruttare una pagina gratuita dove tutti possono accedere in maniera veloce e riuscire a comunicare più in fretta problematiche non. E poi anche per i commercianti, perché un commerciante ha questa... pagina gratuita a costo zero dove potersi promuovere attività, eventi. E negli anni poi si è implementato un po' il ventaglio delle cose che si possono fare nella mia pagina. Per esempio adesso negli ultimi periodi anche i privati devono vendere o cercano oggetti, possono comunque richiederlo,
o se magari dal smarrimento del gattino, o anche magari un po' cose un po' più serie. Di recente hanno Eh sì, appunto, postato. pochi giorni fa, no? Ieri forse è Sì, stato sì, sì, proprio la... sì. Si era perso un signor anziano col tantam, non so adesso se Fatto tramite la d'Alzheimer, mia dicevi che pagina appunto... sono riusciti a ritrovarlo. E poi anche magari problemi di quartiere, magari buche pericolose o segnalazioni Le di. segnalazioni poi che fine fanno però? Nel senso, io segnalo a te, segnalo sul gruppo, poi è un continuo a contarci tra di noi, come funziona? Allora, molti pensano che sia che funzioni così. In realtà poi nella pagina ci sono iscritti anche consiglieri del quartiere di zona, Ok, c'è consigliere la municipale. polizia municipale che è iscritta e quindi comunque un minimo di visibilità c'è. A volte anche tantan mediatico, perché avendo questo grande volume di persone iscritte, spesso capita che se si pubblica qualcosa di realmente importante, il giorno dopo si trova l'articolo sul giornale. Sì. Social Street Paolo Sappi, è sempre stato Social Street questo gruppo? Nasce con questa idea o lo diventa? Lo diventa negli anni. Nasce il nome iniziale era Quartiere Paolo Sarpi Milano, proprio all'inizio, all'inizio. L'ho cambiato giusto qualche anno fa per adeguarmi un pochettino alle necessità di ricerca. È stato coniato questo logo social. Alla fine ho deciso di adeguarmi anch'io per permettere a chiunque si trasferisce in zona o è interessato al quartiere di trovarlo più facilmente. Anche perché magari se uno arriva dall'estero, cercare quartiere Paolo Sarpi Milano direi che diventa un po' complicato se non lo si sa. Quali sono le attività che appunto tu fai giornalmente sul gruppo, anche penso per animarlo, perché insomma dicevi è un gruppo anche molto attivo anche, no? Sì, io solitamente amo fotografare particolari della zona, da un portone particolarmente bello, una foto fatta su una pianta che sta cambiando colore, dà un effetto molto artistico, o a segnalare anch'io io stesso problematiche, magari. So che c'è una macchina che sta intasando il traffico in zona perché si è bloccato il pullman, per dire. Lo pubblico nella speranza che possa aiutare a rintracciare il proprietario e aiutarlo a spostare, e a volte è capitato. O anche addirittura se sono capitati degli sci in zona, si segnala la presenza magari di ladri nel quartiere. Proprio per andare a livello più pericoloso. Cosa ti aspetti dal vostro gruppo? Qual è l'obiettivo che ti poni? Che, insomma, Facebook continua a evolversi. Immagino che nel 2010, quando hai fondato il gruppo, non pensavi che sarebbe arrivato a questo punto, non saranno 12.000 iscritti attivissimi. Dicevi, l'ultima settimana quanti post sono stati fatti? Negli ultimi 28 giorni, Gli 24.000 ultimi, cioè post. praticamente due post a testa, tutto, almeno una volta al mese, Sì, cioè, sì, insomma, sì. non è male. No, no. Cosa ti aspetti del prossimo, del futuro? Mi piacerebbe un riconoscimento più ufficiale dal comune. Riuscire ad avere un po' più peso sulle scelte del quartiere, non dovendo per forza diventare un'associazione. Perché questo dici? Perché stanno. Non è che. Ci obbligano, però hanno chiesto ovviamente di aderire a un vademecum dove ci trasformiamo in associazione, e così da poter avere più voce in capitolo sulle scelte, magari se devono fare dei lavori nel quartiere o meno. Il problema è che avendo così tanti iscritti diventerei responsabile di queste 12.000 persone. Anche solo per delle parole che possono scrivere, magari mi sfuggono, perché Dicevi che anche. però appunto sei sempre molto vigile e tieni d'occhio tutto quello che Sì, succede, nei limiti del possibile sì. Poi, dormendo poco, quindi anche di notte riesco a leggerli tanto. Ho messo dei filtri che fortunatamente hanno implementato. Se ci sono delle parole che non dovrebbero
venire scritte, mi vengono segnalate, ovvio. Le leggo quando ho tempo, perché comunque io ho il mio lavoro, questo è più una passione, un amore per il quartiere. Un quartiere davvero che già dal 2010 oggi credo sia cambiato tantissimo. Sì. Com'è stare e vivere in Paolo Sarpi e dintorni? Alle persone che vengono a vivere nel quartiere dico sempre che in realtà Sarpi è un piccolo paese. Vuoi perché sia una comunità molto unita, negli ultimi tempi tutti vogliono bene al quartiere, quindi fanno di tutto per il quartiere, e poi perché essendo una via pedonale così lunga, si tende a passeggiare più volentieri, quindi incontrarsi per strada, e quindi diventa come un piccolo paese, ci si conosce un po' tutti. Li hai ringraziati tutti i tuoi iscritti per il premio che avete vinto? Oppure... Sì, penso di sì. Io poi Ok. sono un po' un Grinch su queste cose, non lo Perché faccio davvero apposta, ma tantissimi, tantissimi, tantissimi voti sono arrivati. Come ti spieghi questo amore proprio verso il tuo gruppo? Però nel senso che appunto io posso usarlo, però poi... Invece i tuoi utenti, i tuoi iscritti, non solo, sono stati attenti proprio nel manifestare questo amore verso il gruppo. io penso perché sia una pagina utile, alla comunità in generale. Penso e spero che diventi sempre più utile, per tutti gli utenti. Secondo me è un po' per quello. E poi perché comunque magari boh, vedono forse che ci metto tanta passione. Ma proprio anche per il quartiere in generale, anche col mio lavoro, sto facendo di tutto per migliorarlo. Perfetto, Alessandro, siamo arrivati alla fine. Dai, è stato così tremendo come pensavi? No, 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 so no, no. che ti mette un po' Sì, l'ansia non la diretta, le sono. camere, i microfoni, ma sappiamo di trovarti perfettamente invece dietro al tuo schermo a gestire questo ottimo gruppo che è il gruppo Social Street Paolo Sarpi. Davvero ancora complimenti. E Grazie. non è che poi l'avete vinto quest'anno, non potevi vincere il prossimo anno, quindi mi raccomando, anche il prossimo anno, candidatevi anche il prossimo anno, che Assolutamente. siamo ben contenti di aspettarvi sul palco. Grazie mille ad Alessandro Grazie a te. Labanca, amministratore del gruppo Facebook Social Street Paolo Sarpi, vincitore del miglior gruppo Facebook del Milano Storytelling Awards 2019. Grazie e Grazie spot ancora. i nostri saluti a tutti i tuoi iscritti. Allora. Assolutamente. Grazie Sì. anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, torna domani, sempre qui, con una puntata di Good Morning Milano. E continueremo in queste settimane a incontrare i vari vincitori dei Milano Storytelling Awards. Grazie mille, arrivederci, a presto.